Appassionati di calcio a 5 a Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5, come sempre in compagnia di Tiziana Pitton. Buonasera Domenico, buonasera ai nostri amici telespettatori. Sei pronta per il rush finale? Perché Sì, questa è la puntata conclusiva della nostra stagione. dispiaciuta ma prontissima, per cui vado a presentare gli E ospiti. comunque Mondo Futsal non finisce qui, No, poi vi spiegheremo perché. Vai più avanti Tiziana. spiegheremo. Intanto presentiamo Stefano Scala, Buonasera, buonasera a tutti. Daniele Porcelli e Buonasera, ben trovati. Roberto Martin. Buonasera, buonasera a tutti. Roberto che ci ha già promesso qualche bella imitazione delle sue Ah, questa sera, sì, bello carico. però andiamo con ordine. Vediamo innanzitutto come si è concluso il campionato di Serie A2. Sì, per l'ultima Vai con i volta i risultati. risultati. Serie A, Biancazzurro Fasano, Modugno Calcio 1 a 10, Canottieri Lazio, Napoli 3 a 7, CSG, Meco Potenza 2 a 4, Regalbuto, Acireale 7 a 5, Futsal Palestrina con Gianco Genzano 5 a 3, Napoli Mamà, Orange Passion 12 a 2 e Scafati Santa Maria, Castro Frosinone che finisce ben 20 a 2. Intanto possiamo constatare, insomma, lo strapotere di Genzano, vero Roberto? È un strapotere già risaputo, anzi mi sembra che nella fase finale hanno concesso pure qualcosa quando prima non hanno concesso proprio nulla, quindi tutto sommato era solo per sancire la fine ufficiale con i verdetti già annunciati. In questa classifica, Stefano Scala, come collochi Latina il prossimo anno? Beh, attualmente non si sa perché è tutto da vedere. Già la notizia dell'addio di Batista sicuramente condizionerà il mercato, quelle mosse che magari già erano in programma, dipenderà dal nuovo tecnico, quello che magari vuole fare con questa squadra e anche le possibilità che avrà Latina. Sicuramente con questa squadra di Serie B arrivare alla salvezza non dovrebbe essere un'impresa, dovrebbe essere un obiettivo, ma certamente non una lotta impossibile. Sei d'accordo, Daniele? Sì, con il roster attuale sì, se però vogliamo proprio essere precisi, è intorno tra Potenza e Scafati la posizionerei. Poi bisogna sempre vedere quello che adesso bolle nel pentolone, nel calderone, no? Adesso, con tutti i movimenti che ci sono, come sempre, i movimenti ce ne sono tanti, ma di nomi non se ne possono fare. Come al solito, anche perché poi sotto tesseramento bisogna attendere sempre i tempi stabiliti, anche se poi Magari qualcuno i nomi non possono azzarda. farli i diretti interessati, però noi magari possiamo azzardare qualcosa. Che dite, Beh sì. Beh cari ospiti? sì, ovviamente il nome magari del nuovo tecnico, che sì, potrebbe essere quello di Marco Angelini attualmente a Castelfontana l'anno scorso all'Acquedotto. Ovviamente se così dovesse essere, tutto ruoterà attorno a un tecnico giovane che punta anche su giocatori italiani ed è chiamiamolo comunque un esperto di futsal. Poi ovviamente tutto poi si deciderà a tavolino con la società. Beh, se arriva a questo punto, visto che Stefano ne uno di nome l'ha svelato, che è quello del tecnico, se arriva il tecnico sicuramente arriva anche i cittadini. Per Caro cui Stefano, hai provocato eh Daniele e sì, lui ha risposto. l'ho fatto apposta io. Qualche cosa sì, cioè, sono quelli due. Allora, su Angelini è quasi ormai fatta, ormai le carte sono già state scoperte. Ormai qui non può funzionare il gioco delle tre carte. E su Cittadini è molto probabile che possa vestire la maglia nerazzurra e qualcuno ha anche fatto capire, anzi Mantovani quasi sicuramente non vestirà la maglia del Latina e c'è una probabilità elevata che un altro a lasciare la piazza di Latina sarà proprio Jimenez. Tra l'altro conferme sono arrivate proprio dal presidente che in un'intervista ha dichiarato magari quasi sicure le conferme di Maina e Avellino, mentre per alcuni giocatori bisognerà mettersi attorno a quel famoso tavolino e discutere. E Roberto, cosa dice di tutto questo? Ma io credo che adesso,
Sicuramente la società starà lavorando dietro le quinte in maniera intensa e fitta, ma andrei cauto con tutti questi pronostici perché bisognerà vedere tante situazioni prima di far accadere determinate strategie, determinati arrivi o partenze. Eh sì, sibillino il buon Roberto Martin. Molto cauto. Eh sì. Va bene, voltiamo pagina e concentriamoci sul campionato di C2, cara Sì, Tiziana. anche qui l'ultima giornata, Serie C2, Atletico Anciolavigno, Atletico Gaeta 2-4, Atletico Scauri, Sentori Futsal Latina 1-2, Ceriara Calcio, Pomezia Laurentum 7-8, Città di Cisterna, Gymnastic Studio Fondi 7-8, Dilettanti Falasche, Pontina Futsal 3-10, Flora 92, San Giovannese 3-2 e Virtus Fondi, Terracina Calcio 6-1. Prima di concentrarci sulla classifica, in questo turno c'è qualche risultato a sorpresa, Daniele? No, No, tutto scontato, insomma. abbastanza scontato, mettiamola sotto questo profilo, non mettiamo troppo carne sulla brace a questo punto. Ci sono dei risultati che comunque era prevedibile che potessero arrivare, qualcuno ci sperava, le speranze comunque sono svanite subito nei minuti finali quando praticamente è stata capovolta una situazione del primo tempo. E allora, i nostri tre opinionisti, nonché pilastri portanti di Mondo Futsal, chiedo, ognuno al suo turno, un commento sui responsi di questa classifica. Vai, Stefano. Beh, secondo me, intanto partendo dalla squadra campione, ha vinto la squadra più forte, secondo me, più continua. La sorpresa è questo Scauri che comunque è andata a prendersi questo secondo posto. Certo, quando poi arrivi alle ultime giornate ci sono quattro squadre, tre soprattutto in pochissimi punti, è difficile dire quanto sia meritato un posto o l'altro, però poi alla fine la classifica ha sempre ragione, quindi un meritato secondo posto per lo Scauri. Il Fondi è riuscito in extremis a raggiungere i playoff, parlo della Gymnastic, mentre nella parte bassa è stato amaro questo finale del Flora e anche altre squadre, mentre Pomezia è riuscito a salvarsi con parecchie partite casalinghe, parecchi incontri decisivi proprio sul proprio campo. Daniele. Vabbè, noi ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, oggi Stefano ce l'ha ricordato, quindi Fondi taglia questo traguardo storico, promozione, massimo nel massimo campionato regionale di Serie C1 l'anno prossimo, un roster che comunque avrà bisogno di diversi ritocchi anche perché il campionato di Serie C1 almeno nelle precedenti stagione ci ha abituato a vedere nomi piuttosto illustri, scusate, del panorama calcettistico, quindi del calcio a 5. Non servono proprio questi drastici cambiamenti, però qualcosa servirà quantomeno per almeno rafforzare un roster che comunque quest'anno si è veramente comportato molto bene. La sorpresa Scauri, ne abbiamo parlato, anche questo è un altro prestigioso traguardo del club di Martone. Peccato per il Latina che chiude al terzo posto un ex aequo la Gymnastic Studio, però le sono fatali gli scontri diretti nei confronti della formazione allenata da Massimiliano Paluzzi, che nella seconda parte del campionato ha proprio lasciato troppo terreno alle avversarie. Non si disputa, chiudiamo la parte alta dicendo che praticamente il playoff si disputerà quindi tra lo Scauri e la Gymnastic Studio. In gara unica si disputerà in casa della migliore classificata, quindi in questo caso la sede sarà quella di Scauri. Con molta probabilità la data dovrebbe essere quella del 5 di maggio. Stessa data per quanto riguarda invece i play-out, però in questo caso solo un play-out si giocherà, anche se dal regolamento poi qualcuno aveva detto che si sarebbero giocati tutti e due. La 14ª e 13ª, quindi Dilettanti Falasche e San Giovannese, salutano la categoria regionale, tornano nel campionato quindi di Serie D.
il Flora 92 che chiude quindi alla 12ª posizione, dove avrebbe dovuto incontrare da regolamento la squadra classificata al 9º posto. C'è un ex aequo anche qui, Atletico Anzio Lavigno e Pomezia Laurentum, però c'è un distacco tra di loro superiore agli 8 punti, per cui play-out annullato, non valido. L'unico play-out che si giocherà sempre in gara unica, sempre probabile data il 5 di maggio, sarà Atletico Gaeta a Terracina, quindi questo scontro piuttosto interessante, dove entrambe le squadre a questo punto cercheranno la permanenza. Due squadre difficili anche pronosticare. Gaeta, che tra l'altro quest'anno non è stata la squadra che è stata nelle passate stagioni, nonostante che la formazione guidata da Roberto Piero annovera ancora giocatori del calibro di Checco Guerra o di Valente, giocatori che chi ricorderà nel calcio a 11 che conta con il Gaeta, con la maglia rossa della formazione del Golfo, alzò la Coppa Italia in quella famosa finale del Flaminio. Furono veramente dei giocatori interessanti su cui il Gaeta in questi anni ha contato moltissimo, però Roberto Piero già sta pensando al futuro con qualcuno di questi anzianotti, tra virgolette, che possano comunque far veramente da grandi insegnanti per i giovani che si stanno inserendo in questa formazione da ormai da diversi anni. Un commento anche da parte di Roberto su questa C2 che ha chiuso i battenti. Mi sembra che il vento del sud pontino abbia proseguito il suo corso e quindi, come si era già paventato all'incirca la metà della stagione, la vittoria del Fondi, la sorpresa Scauri e il posto di rincalzo della Gymnastic Studio Fondi. Quindi non ci sono stati grossi avvicendamenti nella seconda parte della stagione. E come avevi detto tu, Latina non si è insediata lassù, insomma. No, non si è insediata, ma anche perché credo che hanno motivazioni diverse e quindi probabilmente hanno messo quel qualcosa in più che è mancato da questa parte dell'area territoriale del capoluogo. Bene, bene. Ci soffermeremo tra poco su quella che è stata la grande festa a Fondi, seguita per noi da Daniele Porcelli e da chi anche? Mondo Futsal. MondoFutsal.net, che è il nostro portale, sempre tutti quanti video, youtube.com/MondoFutsal. Bravissima, TV. Sempre molto preparata. Volevo chiedere a Stefano, cosa ci aspettiamo quest'estate? L'ennesima rivoluzione, squadre che spariranno? Mai come quest'anno, forse già qualche anno fa parecchie società l'avevano preannunciato, sarebbero sempre stati momenti più difficili per il calcio dilettantistico, e quest'estate secondo me sarà ancora così, soprattutto anche ridimensionamenti di alcune società faranno parlare molto, e sarà dura per le società stesse cercare i fondi per poter andare avanti. Ovviamente chi avrà lavorato meglio anche in quest'estate, poi lo ritroveremo ai nastri di partenza nel prossimo campionato. Ci si può aspettare una continuità in qualche modo, Roberto? O vedremo ancora meteore? Guarda, che appaiono, scompaiono? Io credo che è un problema rivolto allo sport in generale e non solo al panorama del futsal. Lo vediamo anche con il calcio a 11 fino alla Lega Pro, vediamo proprio difficoltà abbastanza notevoli, con addirittura penalizzazioni. Nel futsal non ci sono le penalizzazioni e quindi andremo incontro alle solite realtà, come è successo anche quest'anno con Real Cinzia in C1 e tante altre cose, insomma, che si sono verificate nell'arco degli anni. Ma in questo momento sono più, diciamo, sono più tangibili, sono più verificabili. Naturalmente voci vicino agli ambienti federali
dicono che sicuramente la crisi sarà ancora maggiore e quindi addirittura ci sarà un Toto Serie B, un Toto C1, un Toto C2, quindi saranno possibili grossi rivoluzionamenti e magari, chissà, vedere pure formazioni inaspettate ai nastri di categorie diverse di quelle che si erano prospettate o comunque erano state delineate sul campo. Bene, bene, si fa per dire, insomma, vista l'aria che si prospetta. Peccato. Prima di concentrarci sulla festa fondi, io aprirei una doverosa parentesi, perché si sta concludendo la stagione agonistica e iniziano a germogliare i vari tornei che vedono per protagonisti gli amatori e non solo. Dunque, dedichiamoci, con l'aiuto della regia, allo spazio amatori. Scalpitava, voleva leggere i risultati, in giro. Invece noi la panoramica la facciamo fare a Roberto. Beh, una panoramica che diventa ormai consueta, ma è un po' difficile poi raccogliere in pochi minuti tutto quello che, come uso un termine caro al nostro Daniele Porcelli, tutto quello che bolle in pentola. C'è stata proprio in questi giorni la presentazione della 23ª edizione del Lenzo Maria Ruotolo. È un torneo appunto di notevole prestigio, quindi avrà sicuramente un risvolto notevole, perché diciamo c'è stata un'operazione di rilancio. Adesso è stato presentato anche il sesto Memorial Pierino Purificato, che si svolgerà presso le 11, riservato alle formazioni giovanili. E c'è anche una infinità di tornei che mi piace citare, uno di quelli sempre più vecchi in assoluto, perché io sono un po' tradizionalista da questo punto di vista, è sicuramente il torneo delle contrade di Borgo Montello, che è un torneo veramente particolare, è riservato appunto a tutte le compagini della borghigiane. E poi ci sono tantissime novità in via di definizione. Venerdì avrà inizio la seconda edizione del torneo Il Bar nel Pallone, con in assi di partenza ben 16 squadre in due scenari, Central Park e Don Luca. È la rivisitazione storica del famoso torneo del Bar. Diciamo che c'è una continuità anche da questo punto di vista notevole, oltre al proliferare di tanti memorial, purtroppo dovuti a cause di decesso di persone care, però ecco, abbiamo già pronto il Memorial Manganelli, che si svolgerà nell'impianto oratoriale di Latina Scalo, che ha avuto un enorme seguito e un notevole successo lo scorso anno. Poi c'è l'Azzurra Cup, che invece andrà in scena al Don Luca, che è arrivato già alla sua quinta edizione, il tradizionale sempre Memorial Criscuoli, che anch'esso ormai ha una certa longevità, e inoltre sarebbe impossibile e penalizzante tagliare qualcheduno fuori. Naturalmente il fiore all'occhiello, o comunque la parte principale, la parte delle lune, lo farà la 28ª edizione del Linke Gallen, che si svolgerà presso il centrale, e naturalmente con tante novità, tra cui, aspettando il Gallen, ho visto che Stefano Scala faceva capolino, perché è uno degli organizzatori, quindi lo ricordiamo con piacere. Naturalmente lui avrebbe dato il numero di telefono, chiamatemi, così ci mettiamo d'accordo. No, non lo facciamo questo, però comunque poi c'è anche il Gallen Junior, insomma ci sono tante di quelle novità che non mi va di stare qui adesso a elencarle tutte. Avremo modo comunque di aggiornarvi attraverso i nostri canali. Sì, verranno aggiornati poi sul sito inevitabilmente. Certo. Il momento che si ferma proprio l'attività agonistica ufficiale sarà la parte amatoriale, che la farà da Leone. mondofuzzal.net. Il servizio è realizzato da Daniele Porcelli, ma anche Enrico Pasquali Coluzzi, che salutiamo insieme a Giorgio Screpis. Sono stati impeccabili in questa stagione. Ma a proposito di questa stagione, ma
Mi vuoi raccontare un po' la tua esperienza, insomma? Ma io sono entrata in una nuova famiglia praticamente, è stato molto divertente, molto appassionante, ho conosciuto uno sport nuovo che non conoscevo, quindi mi sono trovata benissimo. Hai lavorato con Stefano Scala, sì, Daniele Porcelli. Daniele è stato meraviglioso, sempre ad aiutarmi con le domande, con tutte le piccole nozioni che io veramente non conoscevo nulla. L'insegnamento di Roberto Martin. Ma Roberto mi ha dato fiducia, per cui insomma io posso solo che ringraziarlo. Stefano... è Stefano, insomma, riesce sempre a sdrammatizzare, ad aiutarmi in tutte tante piccole cose, e poi insomma te per la pazienza dimostrata, dell'aiuto per tutte queste situazioni. Senti, ma l'ospite ricordi con più piacere? Guarda, io stavo parlando prima di Paola Libralato, perché oltre ad essere stata l'unica donna che è stata qui con noi, adoro il suo lavoro. La fotografa di Genzano è stata... E tra i protagonisti del campo invece? Ma ce ne sono stati tanti, ci sono stati tanti bei modelli che sono passati da queste parti, tanti, dai, non mi spiacerebbe fare un nome solo. E comunque con Mondo Futsal e con Tiziana non finisce mica qui. No, perché dobbiamo ricordare che il 21 maggio ci sarà una puntata speciale per quanto riguarda la chiusura della Serie D, parleremo di tante cose con le società. Con i protagonisti della stagione finale, perché il campionato di Serie D prosegue ancora per qualche turno. Sì. E poi ci sarà il grandissimo finale, il gran galà. Dobbiamo svelare già qualcosa. Sveliamo qualcosa? Roberto? Futsal Day, stiamo lavorando? Sì, stiamo lavorando. Come sempre, un passetto alla volta, realizzeremo, speriamo, un bel prodotto per chi ci segue, per chi verrà ospite e che cercherà di gratificare il nostro lavoro di un anno, anche perché in questo periodo io, Daniele, Stefano ci dobbiamo mettere con i sondaggi, con le varie cose, con i premi, quindi ci sarà parecchio da fare. Ci prendiamo per questo una pausa di qualche settimana, perché saremo impegnati a sprombattuto in questa... pausa tra virgolette, perché poi in realtà lavoriamo di molto di più di quanto possano pensare chi è all'esterno e che magari non sa che tipo di macchina bisogna praticamente accendere e portare avanti fino ad arrivare alla fatidica data che per noi sarà proprio, diciamo, il respiro per dire grazie di questo che avete fatto anche per noi. Certo, comunque vi terremo aggiornati sui preparativi, su questo grande evento, e ricordate il 21 maggio speciale Mondo Futsal Serie. Dunque, un Daniele Porcelli in grande forma ci ha regalato queste belle immagini, queste belle emozioni, ancora complimenti veramente alla Virtus Fondi per questo splendido traguardo raggiunto. Ora parliamo di Serie D. Sì. Vai con i risultati, iniziamo. Iniziamo dal girone A. Atletico Rocca Massima, Latina Scalo Cimil 2-8, Indomita Anzio, Broca Sport 4-4, Real Latina, Privernum Calcio 6-3, Real Podgora, Città di Latina Oratorio 4-7, Rocca Secca dei Volci, Lele Nettuno 8-4, Sissi Impianti Sportivi, Eagles Aprilia 7-2, ha riposato Città di Anzio. Roberto, che dire di questa giornata? Mi sembra una giornata abbastanza scontata, con tutti i risultati previsti, tranne una ottima vittoria esterna dell'oratorio, quella del Real Podegora, che era una squadra abbastanza continuativa in questo periodo, che aveva raccolto parecchi punti, e invece tra le mura amiche ha lasciato l'intera posta all'oratorio. E poi c'è comunque la bella vittoria del Real Latina sul Privernum. Rocca Secca, vincendo con l'Ele Nettuno abbastanza agevolmente, si conferma la seconda forza, e si incontreranno appunto nel prossimo turno Rocca Secca e Latina Scalo per delineare chi sarà questa squadra che acquisirà la seconda posizione. Benissimo, ovviamente vi racconteremo tutto per filo e per segno, ripeto, nello speciale Serie D in programma il 21 maggio, quindi Mondo Futsal non vi lascia, ci sarà solo una pausa di qualche settimana, anche perché abbiamo i preparativi per il grande evento, il Mondo Futsal Day. Vediamo anche il girone B. Sì. Risultati. Ventotene, Città di Minturno Marina, pareggiano 2-2. Atletico Sperlonga, Maragana Gaggida, 6-2. Don Bosco Gaeta, Virtus Cauri, 8-3. Olympus Sporting Club, Virtus Pigno, 2-4. Sporting Terracina, Old Ranch, 3-6. Visfondi, Olympic Marina, 0-3. E ha riposato il Real Terracina.
Daniele? Tutto scontato per l'Olympique Marina, lo dimostra di essere la prima della classe anche a fondi contro la formazione allenata da Amerigo Micinilli, dove si apre una crisi profonda dopo questa nuova battuta di arresto. Torna a sorridere invece l'Old Ranch, che può riprendere il suo cammino in seconda posizione, ormai inattaccabile, nonostante che nel prossimo turno si fermerà. E poco più in basso c'è questo Don Bosco Gaeta, che comunque prende a rimarciare, anche se le distanze sono piuttosto nette. Soltanto una parola per quanto riguarda la Coppa Provincia di Latina: l'unica formazione che rimane di questo raggruppamento è il Maracana Gaggida, che purtroppo per lei l'Urna le ha riservato, diciamo, l'avversario più scomodo da affrontare, che è la SIS Impianti Sportivi, mentre il Rocca Secca dei Volsci dovrà affrontare il Real Podegora. Quindi due scontri, da qui usciranno le due finaliste, e lo ricordiamo, da tenere molto in considerazione questa coppa, perché l'anno scorso, l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, ha dato la possibilità al Flora di partecipare in questa stagione al campionato di Serie C2. Bene, seguiremo ovviamente anche questa competizione. È giunto il momento di tirare le somme, è giunto il momento della rubrica di Stefano Scala. Pronto con i tuoi gradini, Stefano? Sì, anche abbiamo qualche campionato in meno, ma comunque siamo prontissimi. Partiamo diciamo dai positivi, mettiamo in Serie C2 la Century Latina, nonostante non sia riuscita a raggiungere i playoff, con orgoglio è andata a ottenere 3 punti a Scauri, un campo assolutamente difficile, un gol all'ultimo secondo, quando comunque ormai diciamo che il playoff del Ginnastica era già certo. Latina ha comunque lottato fino alla fine e ha chiuso con questo amaro terzo posto. E su mettiamo in Serie D il Città di Latina Oratorio, dopo un girone d'andata decisamente da dimenticare, considerando anche le ambizioni di questa società. Nel girone di ritorno la società di Tonino Capozzi ha fatto quadrata, ha trovato equilibrio e adesso inizia a raggiungere anche dei risultati, perché ha raggiunto una buona continuità. E su mettiamo anche il Rocca Secca, anche se diciamo ormai era consolidata questa posizione, lo sta confermando, adesso dovrà confermarlo anche in Coppa. E giù mettiamo la Broca Sport, riesce sempre a sorprendere nelle gare dove magari sembra, diciamo, una vittima sacrificale, quando invece la gara è alla pari non riesce mai a ottenere 3 punti. Bene, direi vi sorprendo, non abbiamo preparato nulla, però adesso vi chiamo in causa, cari Daniele e Roberto, per fare un su e giù dalla scala relativo a questa annata. Allora, Daniele, lo facciamo così, normale, invece il gradino in alto e il gradino in basso di Roberto con relative imitazioni. Sta scalpitando, Roberto. Intanto vai, Daniele. Lo facciamo naturalmente sui campionati, sulla Serie C2 e qualcosa anche di Serie D, anche se poi sulla Serie D ancora ci sarebbe da parlare. Vabbè, onore giustamente, sono doverosi, alla squadra che ha vinto il campionato, questa Virtus Fondi. Su, per quanto mi riguarda, Atletico Scauri, che è stata la rivelazione del campionato. In fondo alla classifica io metterei Città di Cisterna, perché dopo la bella stagione della scorsa, l'ultima stagione, ci si aspettava qualche cosa in più. In una situazione di stallo, difficile da collocare tra su e giù, metterei Latina. E per quanto riguarda la Serie D, difficile poi andare a combattere contro corazzate del calibro di SIS Impianti, SIS Lido De Pini e Olympic Marina. Mi fa comunque piacere vedere nuove realtà come il Rocca Secca dei Volsci. Un po' deludente in questo scorcio di stagione invece per quanto riguarda delusione da parte della Cimini.
Al sud invece mi fa piacere rivedere dopo diversi anni la formazione dell'Old Ranch allenata da Maurizio Giovannoni. Perfetto. Gradino in alto per... Chi facciamo parlare? Farei parlare Cristiano Marteddu, il direttore generale della Roccasecca dei Vorci. Io dico sempre nulla, perché noi abbiamo delle capacità importanti a livello mediatico, ci stiamo organizzando in tal senso. E il gradino in basso invece? E che te devo dire? Non mi viene in mente, potrei fare... Chi te posso fare? Chi è? Ah! Beh, sì, effettivamente è stata una stagione un po' così, colpa degli arbitri, colpa del freddo, colpa del vento... Voglio dire, effettivamente... Questo mi fa pensare al mister Angeletti? Vagamente. Beh, diciamo di sì, diciamo... Detto anche mister Tentenna, no? Come era re Emanuele Filiberto, insomma, voglio dire, no? E invece a Roberto Martin chiedo un bilancio di Mondo Futsal, di questa annata della nostra trasmissione e delle varie iniziative che l'hanno affiancata. Sempre soddisfatto, guardando molto le cose che non sono andate, che sono state parecchie. Un po' di meno quelle che sono andate, che sono state anch'esse molte, ringraziando comunque tutto lo staff, in primis quello che non si vede, quindi quello silenzioso, i Cesarine Mei, Alessandra Micheli, Martina Mollicone, tutti coloro che collaborano in assoluto silenzio alla realizzazione della nostra trasmissione. E poi come non ringraziare voi tutti quanti, ma in particolar modo quest'anno abbiamo avuto la scoperta di Kaori Piton, una ragazza che ha dimostrato che oltre alle gambe c'è di più, insomma, ha saputo anche tenere botta a livello dialettico e ha saputo svolgere la mansione con una bella dizione che ci abbiamo provato per tanti anni. Che cosa dire, Daniele Porcelli e Stefano Scala per me sono personaggi particolari, sono croce e delizia perché fanno di tutto e di più, e naturalmente non perché sei davanti, tu sei il vero cardine della trasmissione con la tua incredibile aplomba da Domenico Ippoliti, facciamo un'imitazione finale, prepariamoci e aspettiamoci il 21 di maggio la speciale Mondo Futsal versione speciale Serie D. La prossima volta vi faccio doppiare, facciamo così. Quando c'è il raffreddore sono a disposizione.